Bentornati, signore bambine e signori bambini, nel programma della scuola Polvere di Stelle. Oggi leggeremo insieme di Chiara Gamberale il libro bellissimo Tutti i colori della vita, edizioni Feltrinelli. Le illustrazioni sono di Valeria Petrone. La colonna sonora della compositrice italiana Mariangela Ungaro. Esisteva una città, si chiamava Senza. Era un posto senza colori, senza odori, senza sapori. In tutti i posti succede qualcosa, si sa, ma a Senza non succedeva mai niente. E poi ancora niente, niente, niente di niente. C'era solo una strada grigia. E 5 palazzi, grigi pure quelli, da dove non usciva mai anima viva. Tanto che, se qualcuno fosse passato da quelle parti, dove però non passava mai nessuno, avrebbe pensato che Senza fosse una città deserta. Ma non era così. No, no, no. Non era affatto così. Nel primo palazzo abitava un ragazzo che si chiamava Fuoco. A guardarlo da fuori, quel grosso dito di cemento era grigio, ma a entrarci dentro, sorpresa, il palazzo era tutto rosso. Rosso diavolo le pareti, rosso tramonto i mobili, rosso fortuna le stoviglie, rosso bacio le porte. Fuoco faceva su e giù per quelle stanze tutto il giorno. Sospirava e urlava, urlava e sospirava. Il punto è che Fuoco era un ragazzo con un grande, grandissimo cuore. Grazie a quel cuore enorme, Fuoco era sempre innamorato. Di chi? Di nessuno. Perché nessuno entrava mai nel suo palazzo, ma era talmente bello sentire il proprio cuore battere forte, che a Fuoco bastava così. «Oh, come sono innamorato!» sospirava. Oppure, per colpa di quel cuore enorme, Fuoco a volte si arrabbiava e allora prendeva a calci le porte rosso bacio, riempiva di pugni i mobili rosso tramonto. E da quanto urlava le pareti rosso diavolo tremavano. Con chi si arrabbiava? Con nessuno, naturalmente. Però in quei momenti gli sembrava che il cuore gigante gli saltasse fuori dal petto. La testa diventava bollente e in qualche modo doveva sfogarsi. Da quanto era impegnato a sospirare d'amore o a urlare di rabbia per stare dietro a quel cuore stratosferico, non dormiva mai e passava il suo tempo così, mangiando solo fragole rosse, come rosso era tutto quello che amava, perché il rosso era l'unico colore che conosceva. Nel secondo palazzo sgambettava una bambina che si chiamava Pepita. A guardarlo da fuori, quel grosso dito di cemento era grigio. Ma a entrarci dentro, sorpresa, il palazzo era tutto giallo. Giallo papero le pareti, giallo sole d'agosto i mobili, giallo detective le stoviglie, giallo purè le porte. Al centro di un immenso salone giallo taxi c'era una collina scintillante di monetine d'oro. Pepita scivolava per quella collina tutto il giorno, si arrampicava fino alla cima e poi di nuovo giù.
a volte di pancia, a volte di sedere, a volte invece si lasciava rotolare. Quanto le piaceva sentire le monetine fare tin tin al suo passaggio e quanto rideva quando le entravano in bocca o nelle orecchie. Quando si stancava, poi si metteva a contarle. Una, due, tre, quattro. Erano davvero infinite quelle monetine, anche se a lei sembravano sempre poche, ed era felicissima se un giorno ne contava anche solo una in più rispetto al giorno prima, mentre si disperava se ne contava una in meno. E passava così il suo tempo, mangiando solo pannocchie gialle, come giallo era tutto ciò che amava, perché il giallo era l'unico colore che conosceva. Blues era un artista e viveva nel terzo palazzo dell'unica strada della città di Senza. A guardarlo da fuori, quel grosso dito di cemento era grigio, ma a entrarci dentro, sorpresa, il palazzo era tutto blu. Blu tardo pomeriggio le pareti, blu sogno i mobili, blu Grecia le stoviglie, blu jeans le porte, tutte senza maniglia, perché tanto Blues le lasciava sempre aperte. «Voglio essere libera!» cantava pattinando sul lago ghiacciato che faceva da pavimento alla sua camera da letto. Ma libera da cosa? Libera da chi? Se lì non c'era mai nessuno. Non era importante. L'importante per Blues era cantare quella canzone. Anche se presto si annoiava, allora scriveva una poesia davanti al ruscello che aveva in bagno al posto del lavandino e la recitava specchiandosi in quell'acqua fresca e zampillante. Ma anche di recitare prima o poi si annoiava, allora ballava un tip-tap su un tappeto di nuvole. E quando si annoiava, suonava il suo flauto traverso. Quando si annoiava passava al violino, quando si annoiava passava al tamburello basco e passava il suo tempo così, mangiando solo mirtilli. Blu, come blu, era tutto quello che amava, perché il blu era l'unico colore che conosceva. Nel quarto palazzo affondava un vecchio che si chiamava Nonno Carbone. A guardarlo da fuori, quel grosso dito di cemento era grigio, ma a entrarci dentro, sorpresa, il palazzo era tutto nero. Nero cornacchia le pareti, nero funerale i mobili, nero sfortuna le stoviglie, nero smog le porte. Appoggiandosi su un bel bastone d'ebano, Nonno Carbone si trascinava per la casa e raccontava con la sua voce roca tutto quello che aveva passato, visto e scoperto nella sua lunga, lunghissima vita. A chi lo raccontava? A nessuno, perché nessuno entrava mai in quel palazzo. Ma erano talmente tante le sue esperienze che non ce la faceva tenerle tutte per sé, fosse solo per non dimenticarle. Quando le ginocchia gli cominciavano a cigolare, si sedeva su una poltrona foderata di terra fresca, chiudeva gli occhi e affondava. Quanto gli piaceva a quel punto lasciare da parte tutti i suoi ricordi, non pensare più a niente e respirare quell'odore semplice e buono.
e passava il suo tempo così, mangiando solo olive nere, come nero era tutto quello che amava, perché il nero era l'unico colore che conosceva. E nell'ultimo palazzo c'era Mr. Green. A guardarlo da fuori, quel grosso dito di cemento era grigio, ma a entrarci dentro, sorpresa! Il palazzo era tutto verde, verde coccodrillo le pareti, verde speranza i mobili, verde miseria le stoviglie, verde mare d'inverno le porte. Una moquette di prato bagnato correva per tutta la casa e Mr. Green, a piedi scalzi, si lanciava in corse pazze lungo quei corridoi. Oppure, vediamo chi arriva prima da qui a lì saltellando, sfidava grilli e cavallette. Ma quello che più gli piaceva fare era togliersi i vestiti. Verde semaforo i pantaloni, verde pistacchio la camicia, verde extraterrestre il cappello. Rimanere nudo e starsene sdraiato sul suo prato a guardare il soffitto di muschio. In quei momenti gli pareva che tutta la potenza della natura, con le sue foreste, le praterie, le montagne, le vallate, gli orizzonti, i fondali dei mari e le oasi che sbocciavano nel bel mezzo del deserto, lo abbracciasse e gli assicurasse che tutto era giusto e perfetto. E passava il suo tempo così, mangiando solo lattuga, verde, come verde era tutto quello che amava, perché il verde era l'unico colore che conosceva. Mentre i cinque abitanti di Senza se ne rimanevano ognuno chiuso nel proprio palazzo colorato, in quella grigia città continuava a non succedere niente. Niente di niente. Ma poiché la vita è sempre più matta di noi e si diverte a farci degli scherzi, un giorno proprio lei in persona, la vita, decise di mandare nell'unica strada di Senza il vento più forte che avesse mai soffiato in tutta la storia del mondo. Soffiava, soffiava, soffiava. Quel vento tremendo soffiava e non la smetteva, finché le cinque grosse dita di cemento presero a traballare. Aiuto, aiuto, che sta succedendo? Pensarono nello stesso istante i cinque abitanti della città. E sempre nello stesso istante, spaventati dai pavimenti che cominciavano a inclinarsi e dai mobili che sembravano all'improvviso slitte e impazzite, uscirono finalmente dai loro palazzi e si ritrovarono per la strada, quell'unica strada che attraversava Senza. «Ma chi siete?» urlò Fuoco, che prima di scappare era riuscito ad afferrare solo un pugno delle sue adorate fragole. «Chi siete voi?» tremolò Blues, con le mani sporche di mirtilli. «Voi, chi siete?» frignò Pepita, che teneva una pannocchia in bocca come fosse un grosso ciuccio. «Già, chi siete?» domandò Nonno Carbone con la sua voce roca e le tasche gonfie di olive. «Infatti, chi siete?» domandò anche Mr. Green.
che quando il suo palazzo si era messo a traballare stava contemplando tutto nudo il soffitto e dalla paura, prima di precipitarsi fuori, aveva fatto in tempo a infilarsi solo le mutande e due ciuffi di lattuga dietro le orecchie. «Io sono fuoco e sono l'unico abitante di questa città!» «Ma come? Io sono Pepita e sono l'unico abitante di questa città!» «Sono io, Blues, l'unica e sola!» «Io, nonno Carbone!» «State scherzando! L'unico sono io, Mr. Green!» Andarono avanti così per un bel po' e ognuno strillava e non ascoltava che cosa strillassero gli altri quattro, impegnato com'era a sostenere di essere lui l'unico abitante di Senza. Nel frattempo, anche se il vento tremendo si era calmato, i cinque palazzi continuavano misteriosamente a ondeggiare. «Guardate!» La piccola Pepita riuscì a strillare più forte degli altri e indicò quello strano, stranissimo fenomeno. Tutti si girarono per osservare le loro case dondolare e così riuscirono a restare per un attimo in silenzio e a osservarsi. Il più saggio a quel punto si schiarì la voce con due colpi di tosse e prese la parola, senza più strillare. «Direi che è il caso di presentarci di nuovo, che ne dite? Io mi chiamo Nonno Carbone e abito lì!» Allungò il bastone d'ebano verso il suo palazzo. «A casa mia è tutto nero, ma voi no! Come mai?» «Perché a casa mia è tutto blu», rispose Blues, sgranando i suoi grandi occhi celesti. «Dimenticavo, io mi chiamo Blues, sono un artista e abito lì. E tu chi sei?» «Fuoco», rispose lui, e più guardava quella strana ragazza e più il suo cuore enorme gli batteva in petto, più forte di sempre. «E a casa mia è tutto rosso!» «Io mi chiamo Mr. Green e a casa mia è tutto verde!» «E a casa mia invece è tutto giallo! E io sono Pepita!» «Ma che te ne fai del giallo, scusa, quando puoi avere il rosso?» «E tu? Che te ne fai del rosso quando puoi avere il verde? Che te ne fai del verde piuttosto quando puoi avere il blu? Se puoi avere il nero, che te ne fai del blu?» I toni stavano per riaccendersi, ma i cinque palazzi presero a muoversi con ancor più insistenza e chiusero di nuovo per lo stupore le bocche dei loro proprietari. «La natura è un grande mistero», disse allora Mr. Green. «Non sapremo mai perché, appena noi cominciamo a litigare, il vento comincia a minacciare le nostre case, ma tant'è!» «Quindi?» chiese Blues. «E quindi bisogna che smettiamo subito di litigare, mi pare ovvio», rispose Nonno Carbone. «Ma che cosa possiamo fare se non litighiamo?» chiese Pepita. Tutti rimasero per un po' a riflettere in silenzio. Fu Fuoco a romperlo. Il suo cuore batteva come un tamburo da quando i suoi occhi avevano incrociato quelli di Blues. Ma lui cercò di domarlo almeno per un istante. «Giusto il tempo di dire, anziché litigare, potremmo magari conoscerci. Che ne pensate?» Qualunque cosa pensassero, non c'erano alternative. Così i cinque abitanti di Senza iniziarono a conoscersi.
«Ma com'è che ci si conosce?» La piccola Pepita ebbe il coraggio di fare la domanda che ronzava nella testa di tutti. «Ci si conosce raccontando agli altri chi siamo e che cosa ci piace e non ci piace fare, senza paura di essere presi in giro o di non essere capiti», rispose Nonno Carbone, guardando dritto in faccia uno per uno i suoi concittadini. «E poi ci si conosce ascoltando con attenzione gli altri, quando raccontano chi sono e che cosa gli piace, sforzandoci di capirli anziché prenderli in giro, come è facile fare quando si comportano in un modo che ci pare strano solo perché è diverso dal nostro». Per nessuno erano chiare fino in fondo quelle parole, probabilmente neanche per Nonno Carbone che le aveva pronunciate. Fatto sta che Fuoco, amando le sfide, decise di provarci. E vi ho già detto come mi chiamo. Quello che non vi ho detto è che non sono io a comandare i miei gesti e le mie azioni. È il mio cuore che comanda. Capita anche a voi? Di essere completamente schiavi dei capricci del vostro cuore? Gli altri quattro scossero la testa. No, a loro non capitava. A Pepita stava per scappare da ridere perché le sembrava davvero buffo che un ragazzo grande e grosso fosse comandato dal suo cuore, ma ricacciò indietro la risata e provò anche lei a seguire il consiglio di Nonno Carbone. «A me invece piacciono le monetine, ne ho milioni a casa mia, eppure mi sembra sempre che stiano per finire. A voi non capita?» «No, a me invece capita di avere sempre voglia di cantare, inventare una poesia o ballare nella mia casa blu, perché se no mi annoio, anche se poi mi annoio pure di cantare, inventare poesie e ballare. Io invece non mi annoio mai, mi basta avere un prato bagnato di rugiada dove stendermi e mi sento felice». «Io da tempo non sono più felice», confessò Nonno Carbone, «ma siccome da giovane lo sono stato molto, a me piace pensare ai vecchi tempi, anche se...» «Anche se?» domandò Pepita. «Anche se non ho nessuno a cui raccontare ciò che ho vissuto, così a volte mi sento un po' solo». «Perché non lo racconti a me?» lo incalzò la bambina. «Anche io a volte mi sento un po' sola, sai?» Così il vecchio e la piccola si sedettero in un angolo della strada, uno a raccontare quanti segreti potessero nascondersi nell'esistenza, l'altra a imparare. «Al che? Balliamo?» propose Blues a Fuoco e a Miss Green. E in quell'esatto istante un timidissimo, sottile filo d'erba, abbracciato a una margherita bianca, spuntò da un crepaccio della strada grigia. Poi ne spuntò un altro e ancora un altro. «È una magia!» esclamò Blues. «Sei tu la magia», le disse Fuoco, e mentre il cuore gli batteva a mille all'ora, la prese per la vita e la trascinò in una danza forsennata. Miss Green chiese aiuto a un filo d'erba e si mise a fischiettare per loro una polca. Passarono i giorni, i mesi, passò un anno. Nonno Carbone scoprì che senza le stelle gialle che senso ha una notte nera. Dal canto suo, Pepita scoprì che è solo grazie al nero della notte che le stelle possono fare le fanatiche e brillare tanto.
ma scoprì anche che c'erano altre cose, tante altre cose importanti, quanto le sue monetine e forse di più. E la più importante, fra le cose importanti, era quella che era successa tra Blues e Fuoco. Erano diventati inseparabili. Il cuore di lui finalmente batteva per qualcuno, mentre lei ogni tanto continuava ad annoiarsi, perché era fatta così però. Annoiarsi da sola era un funerale. Invece, annoiarsi insieme a un'altra persona era un'esperienza molto, molto dolce. Mr. Green preparava ogni giorno per i suoi nuovi amici un picnic, pettinando l'erba che ormai aveva riempito quell'unica strada un tempo spoglia e grigia. Loro rivelavano a lui quanto fossero preziosi gli esseri umani e lui rivelava loro quanto fossero preziosi gli alberi e i fiori che erano spuntati insieme all'erba lungo la strada. E i cinque palazzi? Presto avevano smesso di oscillare e tutti avrebbero potuto fare ritorno a casa. Ma che se ne facevano del rosso o del giallo o del blu o del nero o del verde, ora che avevano scoperto quanto, grazie a tutti gli altri colori, il proprio colore poteva essere ancora più bello? E fu così che i nostri cinque protagonisti decisero di costruire dei ponti per unire i loro palazzi e per fare avanti e indietro tra una casa e l'altra, portando un po' di rosso nel blu, un po' di blu nel verde, un po' di verde nel nero, un po' di giallo nel rosso e così via, fino a che ogni casa fu un miscuglio matto, disordinato e bellissimo di colori, odori e sapori che si diffondevano tutti intorno. Esisteva una città, si chiamava Senza, quel posto esiste ancora, ma oggi è pieno di colori, di odori, di sapori e si chiama Vita. Thank you.